Ciao a tutti, oggi facciamo la reaction che non ancora ho visto, diciamo, ho visto i ban quali ci sono in pratica, ma non come dire, ma non come gli eventi, perché ho visto anche alla fine fare una chicchetta quello, così sulla fonte, so appena queste due cose, so i banner chi c'è così, però voglio vedere un po' velocemente, facciamo una reaction che voglio vedere, sono curioso che di Sumeru Long, e la long basso un ago, po'. there was a place in the desert called Diciamo, in pratica è Bottleneck. già la terzo ban dell'Ike che hanno in pratica azzeccato, così. Eccola And, You wanted to learn more about qua, Bottleland? figa. I left that place long Do ago, un po' più veloce but I qua, still intanto clearly remember its beautiful faccio più sights, even to veloce. this day. Faccio 1.1, Whenever travelers ask tanto. me how to travel to Bottleland, I warn them that the desert is a very dangerous place. Pericoloso, Despite the ok. risks, there will always be enthusiastic newcomers who venture into the desert. Ok. Ha ha! The treasures of Bottleland are as good as mine! Butilan, ok, è la I'm nuova sorry, zona. Ah, Mom! I shouldn't have played vero, ho it! visto anche la skin di, come ho detto, l'ultimo video che ho fatto io sui leak, hanno messo la Dash is skin. like Sono tentato a that! Now I shopparla, can't sono find my way tentato. back home! The desert entices people with hope, Potrebbe un but it devours rancone, that ce lo hope sta the moment I step foot raccontando. within its scorching domain. But that magic bottle can bring Ok, forth avuto an endless magica. and refreshing spring, revitalizing the hopes that had shriveled in the arid Ok. desert. My dear weary traveler, Eccola qua, why do you comico, wish lo to sapevo enter the già. desert? Are you so determined to find Bottleland? Ok. All right, I will help you then. Ecco, sì, la zona un po' tipo. No, è tipo un circo, è quello. Assomiglia tanto un tipo un She's so small circo. and tough, but also kind and Ok. open, like an ice cube. Poco, So that she con can make lei. friends anytime and anywhere she wishes? Sempre figa, Clee, quick, get in the light! Eccola qua, ecco, ecco la skin, quante cazze fighe, sono tentato, Kaya can be the Anche la skin master. di Kaya, ok, tipo Mr. indiano, Hammerhead diciamo might così. be Paimon la fa, ok, racconto. As the caretaker and your mascot, I shall announce your respective La nuova zona, adventure più buona, che ne The posso best farmare. ahead, Ah, ok, bello, bellissimo. Pensavo che si poteva camminare, ma è un. Per un. Ok, bellissimo, questa meccanica qua. Bello e bellissima questa zona qua. Da basso appena appena ancora. Appena appena. Ok, che lì bellissima. Once the stage lights turn on, everyone's attention is focused on me. I can't stand that feeling. Ok, sembrava molto tipo un circo quello. Dai, la maga quella. Bello, cazzo. Mommy is busy these days and can't take you out to play. But there's good news. I have a friend who has very kindly invited you to visit her. Bellissima qui, Però giapponese per me è migliore. La Secret Assam Paradise. Ok. Ok, il codicino. Quando tanto skippiamo velocemente. Ok. Tutte e I'm tre your host, Zach bellissime. Aguilar, the voice of Ether. And as always, I'm joined by some very special guests today. Ok. Hello, everybody! I'm Poonam Basu, and I voice. Oddio, la voce dell'inglese non mi fa impazzire. Non sembra neanche. C'è un bambina quella che è lì. Ok, è una. Come si chiama? Una. Oddio, che razza. Non mi viene più. Quelle. Oddio, mi viene più no, le razze con gli orecchi così lunghi, porca Frank and madonna. Clee of the Knights of the Bonius. She's so cute. Hello, Però everyone. giapponese I'm sembra Izume, the più, voice of diciamo, one half of the bambina island's quello. divine priestess, Sango no Miya Kokomi. Wow, so relaxing Bellissima and cosa. elegant. Cocom Hi, inglese. I'm Suzy Young, the voice of the captain of the reconnaissance company and the spindrift knight, Eula. Vengeance will be mine. Whoa. Ooh. Mark my words. I will. I'm super excited to have you all on the Ok. program today, and I believe this is the first time we've had Risa and Susie with us. Oh my gosh, yay! I get to be mini Eula.
Che è bellissimo, piccolo. Fico dopo un anno e poco, quasi un anno, sì, quasi un anno passa, forse. Coco viene di meno, un po'. Ok, il deserto non fa come me. Butilandia. Ok. Col Genshin Impact. What are everybody's roles? I'll be playing a treasure-seeking adventurer in the desert. I'm a little mage who left Bottleland. So fitting. And guess what I'll be? A knight from Bottleland. Okay. And I'll be a guide from Bottleland. Right. Sembra quasi... come si chiama? I'm the only one not from Bottleland. D&D sembra... Sai cosa sembra? Cosa del D&D. Lei che è la guida... Eola, la cavaliere, oddio, adesso non ho capito, non ho colletto, adesso non ho letto veloce, non mi ricordo più quella di chi cos'era. No! Però sembra quel tipo D&D è quello. I guess I'm just kidding, Zach. It's fine. Okay, good. And this fairy tale game has a game master. Let's welcome. Hey everyone, I'm Rachel Kimsey and I'm the voice of Mage Alice. I'll be telling the fairy tale with you. Now, let's begin exploring the first act of our story. Okay. The little mage's magic. Piccola maga. Wait, so are we starting already? Yep. Che lei è il personaggio principale della storia. Action. Bellissimo. Delitte. Bella. The exact location of can't be found on any map. Its very existence can be difficult to prove. Madonna, ecco gli scarabei di puttana che non si trovano mai. The little mage was practicing her magic, as the grand mage had instructed. Okay. As usual, she started slacking off during her practice. She already knew the Grand Mage's magic tomes from cover to cover, and she stumbled on some strange incantations in the newer books. Lithuanian magic? Oh, I want to visit every kingdom that I've read about in the storybook. The little mage was very brave and confident, so she was not afraid of venturing out on her own. In fact, she believed that the bad guys were the ones who should be afraid of her. After taking a few moments to compose herself, she began to recite the new magic spells she had just learned. Okay, bellissimo. Mi sta già piacendo tantissimo. The god of fortune was evidently looking after her. Without even knowing her destination, ecco i scarabei figli di puttana. The little Bottleland mage left her home. Wow, it really worked! Amazing! The little mage seemed like a child. Oddio, mi fa, oddio, bellina voce, però. Mora in her pocket. She was excited to try all the different incantations she found, as if they were different flavors of candy. Divination magic? When spring water drops down pure and clear, into the future one may peer. Oh, this is just what I need. The little mage simply believed that these were miracles that were foretold in the prophecy. All right, let's look at what the bottle foresees. Bellissimo, cazzo. Show me what we'll find in this adventure. Oh, it looks like the info on the upper. Ecco qua il banner. Ora. No, io dico, non so se conviene tanto, ok, tanti aspettavano Eula così, però ti conviene in pratica Eula, Klee e dopo abbiamo Kokomi e Scara, diciamo, Vagabondo, Wonder, come volete chiamare, ti conviene ormai, perché dopo registrerò anche i video dei leak, ve lo dico dopo penso per bene anche nel prossimo video, però faccio un esempio, ma uno conviene a puntare su esempio Eula se vuoi far male per l'arco idro, a quel punto ok, forte Eula, non dico no perché ce l'ho anch'io, la sto sto rifacendo tutti la build per bene, che ho trovato ma con due artefatti meno la pompo da dio, quel mica te varie, però ti conviene pullare su Eula, quello dico, che anche danno fisico c'è poca roba, quello per adesso, cioè non ci sono un futuro artefatti, micchiate va un support, però è quello. Wow. Io quello non so se punterei tanto su Eula, quello anche su Komi, su io preferisco puntare ad esempio su uno così che ho iniziato, punterei sull'Anchor, che sono sicuro che l'Anchor sarà sempre sbroccato a quel punto, a prescindere, come vedete, Naida, Zhongli, anche Raid sono da 20, sono proprio, cioè, 20 meno, però quei tre là sono sbroccati, quelli.
In the first non part so. Of version 3.8, Klee and okay. Jola will be returning with their own event wishes. Abedo, non si sa ancora, penso che viene rimandato più avanti. O metteranno forse la 3.9, perché nemmeno fanno doppio, coso doppio fisico, a quel punto come lo fanno come Shenhe non Raid, no Kokomi, come si chiama la pupa del ghiaccio, se mi ricordo più. Adesso non mi ricordo più. Ayaka a quel punto. Posso fare doppio elemento ghiaccio. Io questa volta erano. Cioè, fare tipo doppio fisico, ma ho fatto diversi, però ci sta. Oh, I'm so happy that Klee's back, you guys. Oh my gosh, it's been 84 years. Now I'm back with a vengeance. Yeah. Oh, nice. Nice. Okay, well, besides us, who else can we expect for the next part? Well, it looks like for the next part of version 3.8, we'll have returning event wishes for Sangonomiya Kokomi and the Wanderer. Yay! Okay. E qua, come ho detto prima, un Kokomi non è malaccio. Kokomi è tanta roba, che è un healer molto forte. Una healer, ragazzi, è molto forte. Non posso dire niente, perché la vorrei anch'io, però non posso puntare adesso. Perché, cioè, come ho detto prima, c'è l'Anchor. Adesso mi tengo da parte tutto per l'Anchor. Wanderer mi interessa tanto. C'è un vagabondo, così mi interessa tanto la sua arma. Però anche quello. Per me è il secondo banner un po' più migliore a quel punto. Perché il primo c'è solo Eula. Di là i due bei mostri pesanti. Là è quello. Come esempio, faccio la, tra i due banner c'è Eula e Klee. È un Kokomi e Scaramouche. Wanderer, Vagabondo, come volete chiamare. La seconda parte è 100 volte, diciamo il 50% migliore. Che di là hai solo Eula. Klee, mai. Non è una potenza fortissima una volta come era. È più, diciamo, più debole ormai confronto dei Pyro, come dei Pyro di adesso, così. Anche esempio come un Tao, quindi. Però che okay, vanno puntati tutti, maggior parte per Eula, no per Klee. Però di là la seconda parte hai una Kokomi che è fortissima come healer, una delle forse migliori best healer. E Wanderer per me è uno dei migliori forse. L'elemento anemo per me, più o meno come DPS, che lo trovo tantissima roba. Ok, il costume di quello, mi frega un cazzo, ok, mi frega. Ecco, voglio vedere se cambia la skin, gli attacchi? Fa vedere? Cambia la skin degli attacchi, dai, come penso di sì, come Diluc, penso di sì, dai. Come on, let's sneak off on an adventure. Nobody else can know. Spero che cambierà gli attacchi come penso di sì. Oh my god, Klee, ragazzi, è bellissimo. Sembra tipo un cappuccetto rosso del genere, c'è un stile un po' fiabesco quello. Cazzo, dai, è bellissima, eh. Ho paura di scioppare. So excited, y'all. Piccolo fungo. Madonna. Ok, da pirata, bello, vero? È più bello il disegno del. Però chi è una bomba. Ok, sì, eventi mi interessa tantissimo. Vediamo. Why don't we take a quick break and grab our second redemption code? Yes. Okay, là c'è il codicino. Ok, questo qua è il codicino. We'll be continuing our story about exploring the mysterious and ancient place known as Bottleland. In Bottilandia, ok. Our last clues came from the little maid. Questo qua è sicuramente l'ultima zona, che dopo c'è Fontaine, così sicuramente. Well, I guess I have something here. It looks like a knight and a guy will be reunited in Bottleland. Oh. Okay then, shall we continue our performance? Welcome back, everyone. Let's continue our story with the legend of the magic bottle. Legend of the magic bottle. Of course, there were travelers who found and entered Bottleland. Though most travelers chose to remain there, there were also some who decided to return to their homelands. But Scarabei figli di puttana ancora, che li odio. If you ask me, it's been too long since I've left that place. Bello, piace. Shouldn't we call it the Miraggio di Valyrian?
Welcome back, dear knight. Caracavia. We're in Bottle Land. Ok, qua. Meet the invitation. Possiamo, ci danno Laila gratis? Ok, forte, ok. Sbocciano l'isola, ok. Tutto che è deserto. Ok. Ok, ricompenso, ho alzato un po' il volume ancora. Ok. Ok. Won't be hidden in some extremely hard to reach places. Bisogna avere disponibile gli strumenti che aiuteranno per la loro ricerca, ok. Bisogna capire se Laila. Ok, bella la zona, eh. Ma in pratica è la parte sopra di Sumeru, quello. Ok, possibilità. Bellissima. Ok. Ok. Bello, un 2D scorrimento, bello. Bel evento, cazzo, una zona belle. Ah, che figata atomica. Che figata atomica. Ah, quello che ho fatto vedere adesso quello dell'inizio. Ok. Cazzo, che figata. Ok, un evento. Un evento, il no. Perché lo muove nei pallini. Ah sì, ok, modalità game. Ma oh, peccato, figa, è bellissimo andare in gioco quello. Ma quanta roba, figo. Ok. Bello, che okay, col cannoni. Oh, ma, ok, l'evento, diciamo, questa versione ha fatto i 20 un po' riciclati. Però questa volta qua, Firo, ha fatto delle robe pazzesche. Questa volta qua, adesso, Ok. Però non ho capito Laila, cioè, mi pare che fosse gratuita, forse. Se l'aria è gratuita, io questi giorni ho preso un pallino blu, la primo blu preso. Peccato che ho fatto la singoletta, pertanto alzo il pit sui blu che così ho trovato Laila, io a quel punto di potrà C1 di Laila. Malaccio. Ma belli, bellissimi eventi, cazzo, mi sto facendo un po' interno. Belli 11, belli io, che bello. Ok. Di mordere la volpe. Bellino. Quanta roba, eh. Ok, questo è un po' già, non dico mezzo riciclato con alcune cose che abbiamo fatto in sul deserto recente. L'ultima zona che assomiglia tanto gli spiritello, quello rosso che prende i fiori. Un po' mezzo riciclato. Però non è malaccio.
But these disruption waves don't seem like they're dealing any real damage to us. Yeah, thankfully not. So meno male. Waves, they won't be damaging the parking box. They might just trigger a sensor that reduces the remaining time. Okay. Okay. Non fanno danno, ma riduce il tempo, ok. Yay! Vale. Guess what our next mini game is. Eula, madonna, Eula è proprio il proprio il pilastro di questo evento. Nice, that totally sounds like a game for Eula. Right? It sounds like a dancing event, but it's un evento di danza, ok. It just happens to take place on a stage, and some of the game mechanics have been inspired by theater. Pretty fancy, right? So before starting, travelers will be able to adjust their party to fit the special features of the different stages. Okay, Kli. Defeat opponents to accumulate honed will. And once you've gathered enough. La spada anche di. What? Okay, quando c'è la luce. Go for it. Wow, they defeated what all those the fuck? Almost immediately. Yeah, right? Barely caught him, right? Seems like the movement speed you can get destroyed. Okay. Yeah, it's one of the buffs you can get. That's pretty epic. So epic, I love this. Minchia, non mi ha proprio. Anche l'ultimo evento, ok. Cos'è tu? Bitches are the cutest. What? Huh? Our last mini game is called Bing Bang Finch Ball. So I got oddio, schia. It said that when some finches take flight, they'll press the tree branch down using their weight and slide down a short distance before using the rebound to accelerate. Oh, porco duo. Bellissimo. Che 10? Vabbè, no, però è una cazzata, fallo la merda qua, eh. Yep, and you'll need to know the differences between the various zones. So, if the finch ball stops inside the red zone, you will earn 4 points. If it stops within a yellow zone, quindi dentro la zona capita è una cazzata, se non hanno qualche cosa più difficile, no, eh. Sono creato l'ordine di reazione, ok. It may sound simple, but you'll find that there's some finesse to getting it right. Bello cazzo. And in addition to ordinary finch balls, they also have some very special types. Sticky finch balls and pretty finch balls. Oh, I love that. Ci può cambiare anche il colore. Anche gli effetti, ok. So cute, stop. It's adorable, isn't it? So cute. Ok, sta mettendo più roba in mezzo, che è più difficile adesso, che è meglio. Bel evento, eh. Punto. Oh, io festo, ok. Infusione, ok. Bello. Anch'io. A partire a luglio, ok. Who would like to learn more about these events should follow Genshin Impact's official social media channel and keep an eye out for more related info in the future. Oh heck yeah, super excited. Porco duo. Però questo qua assomiglia tanto un po' stile da Fontaine, eh? Leggermente stile di Fontaine assomiglia un pochettino a queste robe qua, perché anche dai leak design assomiglia tantissimo al stile di Fontaine. Bellissimo. Che bellissimo. Fino alla 3.0 alla 3.8. In pratica tutte le musiche di Sumeru, in pratica. Perché la 3.8 finisce con le zone di Sumeru, dopo la 3.4. 3.9 c'è la foto... il coso del estivo, dopo vai, dove c'è la zona nuova. Ah, c'è anche la repata di Utao, cazzo, la voglio allora. C'è anche... ok, Scaramouche, vedi? Figo, porco di quanto cazzo è figo. Yarara, che lo odio sul cazzo. Yarara mi stava sul cazzo, scusate. Per i 76 Yarange che mi ero rotto il coglione. Però la zona è bellissima, eh. Ok. 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 Ok.
everything we've covered so far was related to the limited time map. Tempo limitato. We still have more surprises for you. Ah, right. Ah, una mappa. Ok, così è questo qua estivo, ok. Quindi questo qua è estivo, ok. Qui è una zona estiva, questa qua. Che è sopra Sumeru, ok. Let me see here. Ok, this is my part. All right then. Let's begin the third act of our story. Adventures, treasures. Where am I? What a strange place. Huh? Who are you two? That's exactly what we'd like to ask you, mister. It's all right. I invited him here. Oh, incacchiata, incazzata, Iula. This is Bottle Land? Yes, Bottle-land. That's right. All right. Then where's the legendary treasure? It's right here on this map. If One you find piece it, then it's yours. Wait, that's okay. All there is to it? Really? Okay then. Okay. I didn't expect that. Eccolo qua. Ok, la prima parte, cioè secondo me, per me sicuramente è la prima parte con l'evento che sarà lunghissimo a quel punto. E questo qua è la seconda parte, ok, con i... Cazzo, cosa va? Versione ok. So easily. Let's see. The first event is called Shared. Ok, ok, il primo evento si chiama Vista. Ok, ok, primo suo è il primo evento. Ok, perfetto. Vista condivisa. In this event, travelers will assist a researcher who is collecting experimental data. We will need to use oh, an item called the Scribe Mirror. No, no, che palle. C'è che gli animali. Penso che posso ammazzarli, porco. To find and recover small animals in order to complete the experiment. Wait, what? Travelers may use the device linked to the inscribed mirror to view the environment from the animal's point of view. Okay. Use the information from what you can see to figure out their location and recover. Palle, cazzo. The second event is called. Ok, secondo evento. Perilous expedition. Spizzolo pericoloso, ok. Ok, so la solita mappina, ok. Adventurers study Sumeru's geography okay, and hydrology. Mappina. But despite its name, this will actually be a combat. Come quello là, il summer, ok, è la zona nuova, diciamo la finta zona nuova. Però tu vuoi dire perché è un evento che potrebbe durare tutto il mese. Sì, perché mi pare quello estivo durava tutto il mese, sì, mi pare tutto il mese, mi pare durava. Stesso quello estivo. Sì. Quindi dopo c'hai anche i primi eventi, i secondi eventi in più. Ok, no, è combattimenti, ok. Pensavo fosse quella mappina, quel coso che andavi in giro per trovare il tesoro. Che combattimento è più veloce, dai, sì, ci sta. C'è tre round, ok, bellino. Ci sta, diciamo. Vabbè, sti cazzi, ok, però. Our third event is called... Terzo evento, prova d'avventuria, livello avanzato. The branch master of the Mondstadt Adventurers Guild has prepared new challenges to help train rookie adventurers. In the sequential trials, you will need to pass three consecutive trial challenges in a single run. As for fortuitous trials, three trial challenges will be randomly generated after you enter the domain. There will be a variety of fun minigames, such as flying and collecting adventure coins while dodging attacks, kicking slimes into the goals, and skillfully dodging various traps. Oh, my favorite. But that's not all. Oddio, come cosa legate le carte. Io non quello ho fatto l'evento, quella delle carte che ti danno 1000 monetine. Io non quello ho fatto. Che durava, mi pareva durava 36 giorni, 46 giorni. Io non ho fatto quello cazzo. Che mi sta sul cazzo il gioco di carte. New character cards will be added and a new game mode called the Forge Realms Temper Endless Swarm will be available in version 3.8. Different stages will feature special rules with nuovi personaggi, cioè Kazuha, Yanfei, and a variety of opponents to battle against. Defeat these opponents to increase your score. Okay, I get it. So travelers will need to pit their well-constructed Porco the more enemies you defeat, the more points you earn. That's right. Yes! Well, oddio, that covers everything we have for version 3.8. Bellissima, che cazzo. Cazzo, well, our story about the Bottle Land expedition is finally drawing okay, to a close. Ok, finito, ok. Wait, but what about our little mage? She still hasn't returned since she left home, right? Oh, you're right. Yeah. Oh, it says here that the little mage saved the parched adventurer in the desert, and the adventurer led her on a wonderful journey. Yeah, okay, thank you. Well, tell me, did you enjoy this little story? Yeah, I liked yeah. it. Yeah, I like stories. It was okay. Oh, what a tough crowd. Campo. But it's all right. I have another little tale that I'll share once everyone has finished discussing their impressions from today. Well, looks like it's that time again. What did you all think about being on the special program today?
Qua alla fine dovrebbe uscire quello di Fontaine. Però non sono ancora spoilerato come è fatto. Ok. Piccola cipazza, ok. Dall'evento del paradiso segreto estivo. È quello, ok, sì. Everyone can enjoy the adorable adventure and enjoy all the fun updates in this version. Like the sticky pinch balls. I love them so much. Allora, che bellissimo. Ok, coperta di Keia. I love them. You guys just listed some of my favorites, but I also like really just kicking slimes. Mi piace diciamo cacciare contro i slime, ma lei è proprio sadica, proprio. Mi piace, è una bella sadica, bella potente, mi piace essere, metterei proprio il mio cazzo sui tuoi piedi, guarda. Mi farei pestarlo fuori. Bellissimo. Ok. Bye. Ok, grande Eola che mi vuoi pestare giù il cazzo, che bello molloccio. Qua, ok, qua dovrebbe essere la parte bella ciccia, ora lasciare che vi racconto la storia. It's a cute story. I hope it'll appear in your slumbering dreams. Stanotte, ok. Ready? Here we go. Devo far vedere. Porco due. In the nation of justice. Ok, giusto, ok, quella in pratica Fontaine, perché è quella della l'arcore, ok. C'è una piccola onesta melusina. What the fuck? I cani babuccini. Il robot è vero, perché va su cose meccanici, ingranaggi. Sembra misto un po', come dire, francese, Inghilterra, quel del genere. Io non so, ma che cazzo è? Considerata come una delle più responsabili del lavoro dei suoi simili. Porco due, sembra quella di. Assomiglia tanto come cappello. Si chiama quella di Honkai Star Rai. Cambia come personaggino, cambia. Però ha il cappellone che sembra quello del treno, che lui in pratica è. È una delle più responsabili. Belli. Ok, qua, ok. Sicuramente è okay, bella, Guazza, bella zona. Ok, c'è delle barche, ok. Che c'è dei ponti, ok, ti porta. Look how hard. Ok, ci sono le barche. Ah, ok, quelle sono dei capi training, sì, questi animaletti qua. Okay. Sotterranei, ok. Quanto cazzo è grosso questa cosa qua? La prima zona è gigantesca. In pratica è la zona superiore e la zona sotterranea. Non vuol dire che sei timone, fra voi c'è da sola. Ok, da sola. Ok, zona distrutta. Eccolo qua. Ok, però è bello, bel profondo. Però ha fatto una zona grande, lago. In pratica sono alcune zone. In pratica poi nelle zone sottomarine. Diciamo sottomarine. Alcune zone che poi tipo la pesca, tipo punti belli, zone diciamo grandi quel punto, non troppo piccoline, tipo non è che poi ne è qualsiasi parte di Fontaine. Cioè tipo, come ho detto prima, come tipo zone del pesce, diciamo dove puoi pescare, ci sono dei punti, forse puoi andare sott'acqua, però sono zone grosse. Però è bello, bel profondo ragazzi miei, bello profondo Bello, mi piacciono anche i movimenti, mi piacciono anche come design, anche come si chiama, i parti cellari, anche dell'acqua che dà il movimento, del braccio, delle gambe, dei pesci che viene colpito. Ok. Ok, poi bellissimo, cazzo, dai. Bellissimo, puoi anche attaccare, poi bellissimo. Per sbaglio non è un teorema, dove essere in standing outlander isn't careful and finds themselves caught up in dei robotti. Then we can let the court decide their fate. Il tribunale, ok, perché in pratica l'isola della giustizia e l'anchor della giustizia. Cazzo, è bello, bello. Scusate, vuoi un attimo vedere ancora la finale? Allora, il banner è quello prima.
Non so se uno conviene, perché il ban, ecco, fai, potrebbe uscire per davvero la 4.0 l'Anchor, o so anche la o barra 4.2. Però ti conviene pullare adesso per Eula, perché per adesso il danno fisico non c'è quasi un cazzo di potenziato a quel punto. Non è come gli altri, come esempio, come Scaramuscia, Faruzan, che è free to play, puttanate varie. Non ha, diciamo, il danno fisico non ha ancora niente di personaggi nuovi che gli potenza. Ok, c'è Mika, però Mika non è un personaggio fatto apposta, più o meno, a quel punto. Sì, ok, ti potenzia, se c'è così un po' di danni. Però, boh, è da provare quello. Però quel punto di bande non lo so, là. Sicuramente per me la seconda parte è quella più, che uno che spende tanti soldi di più. Se non ha uno Scaramouche e Kokomi, la seconda parte, ragazzi miei, è tanta roba, eh. Dove cazzo è, porco, due. Qua a quel punto sicuramente tanti aspettavano Eula e tanti sicuramente ci pullano. Però quello, la seconda... io per me è come personaggio, se è un personaggio ti piace ci pulli via, perché anche il meta, se guardi meta Eula non te la pulli, perché a prescindere non hai un vero support per lei, a parte qualche elettro per fare qualche reazione o Mika, però Mika un po' sni, però ci sta, però non è proprio il suo vero best, cioè un support quello. Pensavo che lo metteranno qualche personaggio con 4 stelle nuove, almeno gli davo una boost ancora in più per il fisico e via. Sicuramente loro hanno non messo niente per lasciare Mika. Però quello ti conviene, se guardi meta no, perché danno fisico, ma sta in pratica, non dico sta quasi morendo, perché c'è niente di nuove cose per potenziare. Quel punto hanno messo Faruzan, che almeno Anemo viene, diciamo, rimesso, ritornato, che è forte sempre Anemo. Poco Faruzan, tanta roba che ti abbassa la resistenza. Sicuramente ci pullano, perché aspettano tanto Eula, che è un personaggio, diciamo, bello. Però quello, la seconda parte per me è 100 volte migliore, perché abbiamo item un healer, perché Killy penso che non ci pullerà quasi nessuno, perché Killy, come ho detto prima, ci sono dei Pyro Damage, c'è Utao, c'è Yumiya, che è già un po' meglio, però c'ha quasi stesse meccaniche. Però beh, quello va un po' più tanto quello. Però la seconda parte hai Kokomi Wanderer, a quel punto, che hai Kokomi la best healer, poi mette un Penna Freeze, poi mette quasi in qualsiasi parte, perché ti cura come Gesù Cristo. E anche un esempio, un Hype Bloom, che è quello fortissimo, che è Kokomi può mettere un Hype Bloom o Bloom barra Penna Freeze o healer negli altri team. E Wanderer è un DPS molto, per me è molto forte a quel punto. Preferisco un po' di più lui che io non so, dopo c'è a seconda, io preferisco un po' più lui come DPS di Shao. Però a seconda dopo quello, però sicuramente per me la seconda parte potrebbe essere la più venduta, diciamo, più la più pullabile, più, diciamo, più appetitosa a quel punto, perché hai due personaggi su uno a quel punto, confronto alla prima parte. Però quello dopo è sempre quello. Gioco Komi mi può, diciamo, se uno può anche pullarci, che ti conviene, che è una healer, mica te vari, poi metti quei team che ormai l'hype bloom, mica te vari, è uno dei più sbroccati, diciamo, elementi, diciamo, reazioni, come quella di il vaporize, così, mica te vari, uno dei più sbroccati, così. C'è un pensierino ci farei, perché quanto prima, dopo vedere l'Anchor, quell'Idro non penso che non spammerà tantissimo Idro, quel punto Hydro, scusate, non spammerà, non metterà tantissimo Hydro, perché sicuramente la ulti fa quella zona e rischierà il danno, e la skill farà sicuramente qualche danno, però non penso che spammerà tantissimo Idro, diciamo Hydro, confronto una Kokomi. Però quello, sicuramente Eula la sta uno dei più attesi, un anno quasi passa, un anno sicuro sì, che non viene Kokomi, cos'è la terza, seconda run, Wanderer la seconda, proprio passato, cos'è, è uscito fuori a 3.3, la 3, sì, a 3.3 se mi sbaglio, mi pare che a 3.3 se mi sbaglio, è uscito fuori dopo quanti?
4 mesi è uscito fuori il personaggio, sì. È quello. Vedete, per me, guarda, io punto tanto sull'hardcore, via, io punto tanto sull'hardcore l'idro e punto via, io ci schippo. Quanto più, se non ce l'ha l'hardcore, ce l'ha molto più avanti, io ci punterei su Kokomi, perché è tanta roba, qua appunto. Kokomi è tanta roba. Io, se non ce l'ha l'hardcore, ci facciamo un bel pensiero su Kokomi, perché almeno la seconda parte mi fermavo tanto e ci provavo quello. E il problema c'è l'hardcore, quindi sti cazzi, me lo tengo da parte, via. E gli eventi bellissimi, micate vari, l'evento, questo qua è estivo, ok, pensavo fosse più avanti, cioè estivo, e parte finale è bellissimo, la Fontaine è molto bello, molto diverso, perché zona tutta nuova, personaggi tutti nuovi, qua sicuramente il venditore, molto, diciamo, ingranaggioso, in pratica, quindi ingranaggi, micate varie. E via a quel punto. Anche la sotto, anche la zona sotterranea, bellissima. Mi piace delle fogne a quel punto. Però mi ha stupito più tanto questo qua. Che tu, ne alcune zone un po' grandi, proprio al di fuori di Fontaine, in pratica. Questo qua è tipo, hai tipo zona Fontaine, zona centrale, la cittadina. Alcune zone che c'hai, puoi usare il treno, in pratica c'è una vetta. O so, alcune zone che puoi andare da sotto, che in pratica scendi, e c'è quelle zone in pratica a metà, ad esempio, montagne, erba, così, e l'altra metà zona che puoi fare su mero, poi andare sott'acqua. Però bello, non pensavo così grosso, non pensavo così grande. Come altezza grandissimo, però da vedere quanto poi te giocarci dentro, perché devo vedere se è una zona mi fai poi scende tantissimo. In pratica dopo fai te, vedi qua c'è anche il domain, anche qua vedi qua c'è anche il domain, già subito azzeccato anche il domain, e quello vedete che c'è un po' tutta bella roba, bello. È un bel, da qua sembra una zona grandissima, a quel punto è una zona grandissima. Sicuramente potrebbe essere Fontaine tipo alzato, molto alto, e dopo poi c'è, diciamo, la zona bassa, tipo come Sumeru centrale altissimo, dopo c'è tutto piano basso, c'è tutta, diciamo, foresta, però a posto di foresta, diciamo, abbiamo l'acqua, quello. È bello, puoi anche attaccare col mirino, così, bellissimo, anche con meccanica delle cose, con tutti i mostri, i pesci. Vedi che ci mettiamo anche lo scudo, anche se becchiamo quella bolla in pratica. Dopo c'è anche i mostri meccanici, quel punto. Molto bello, dai, un evento bellissimo, micchiate vai, bellissimo, mi piace tantissimo, bello, 4 più i banner, si sapeva già, quindi non ero proprio stupito, a quel punto si sapeva già, cioè, che c'era Kokomi, Wanderer, Scaramouche, come volete chiamare. Eula e Klee, a quel punto si sapeva già anche dai leak, la skin, bellissima skin di Klee, che sono quasi tentato a pullare, cioè a pullare, a prenderla. Però a quel punto un bellissimo evento, nuove meccaniche, alcune meccaniche degli eventi un po', diciamo, rinnovati, alcune tutte nuove, cannoni, così, ci sta qua, molto, tutto bello, come cose estive, molto bello. Quanto più preferisco la seconda parte, però via. Quindi ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ciao belli.